In diretta sulle strade di Como, sicuramente una ripartenza che molti non si aspettavano, nel caos, un incubo per migliaia di persone, automobilisti, camionisti bloccati da questa mattina. Siamo qui a Camerlata. Allora, vedete, ci sono i lavori di Como Calor con questi cartelli che lo stanno ad indicare, via Tentorio, via del lavoro chiuso. Questo significa che però le ripercussioni si stanno facendo sentire e lo vedete in maniera importante su tante strade adiacenti qua nella zona di Camerlata. Qui siamo sulla Canturina, c'è chiusa anche una parte del viadotto dei lavatoi e vedete il traffico che da questa mattina è sicuramente molto difficile in tutta la zona di Camerlata. Ovviamente l'invito è a evitarla, come potete vedere. Vedete i camion, auto, insomma una ripartenza che forse poteva essere certamente più soft per molti, in realtà non è così, come potete vedere. Adesso vi facciamo vedere anche la difficile situazione che c'è sul viadotto, viadotto che in questo momento è di fatto limitato, quindi c'è una corsia chiusa, sotto il ponte non si può passare proprio per questi lavori di Como Calor, e vedete, queste sono le conseguenze subito immediate. Lunghissima la coda in Canturina, coda anche qui dove ci troviamo in questo momento a Camerlata, zona che ovviamente in questo momento è da evitare se possibile, perché vedete il traffico è particolarmente difficile e congestionato fin da questa mattina. Avete visto i cartelli, sostanzialmente tutta la zona attorno a via del lavoro e via Tentorio sono chiuse e molte strade lì attorno sono limitate. Come vedete, ecco, vedete, si procede a passo d'uomo fin da questa mattina, una sgradita ripresa di attività per molti comaschi, come potete vedere, e questa è la zona dove c'è più caos. Adesso vi facciamo vedere anche la chiusura del viadotto, che in effetti sta causando in parte grossi disagi per coloro che scendono dalla zona di Lipomo e di Tavernerio, ma anche qui, come potete vedere, non è facile, anche perché i mezzi pesanti, come vedete, non possono girare ovviamente sul viadotto, quindi devono prendere altre strade alternative. In sostanza, come vedete, ne salta fuori un ingorgo quasi infernale con grosse difficoltà per migliaia di persone. È una ripresa di attività che, insomma, dopo le vacanze, oggi primo di settembre, molti ne facevano volentieri a meno. È chiaro che i lavori sono necessari, quelli di Como Calor, perché vanno sostituite delle tubature, ma vedete, adesso vi faccio vedere, ecco, il nodo più critico di questa situazione è proprio qui. Vedete, adesso il traffico è certamente diminuito, ma prima vedete che il viadotto è chiuso qui davanti a noi, non si può passare quando si arriva dalla zona di Lipomo. Come vedete, trovate il cartello che vi fa deviare qua e, come vedete, il traffico ovviamente ne sta risentendo in maniera importante. Si procede con grossi rallentamenti. Chi invece arriva da via del lavoro può, vedete, fare il viadotto nella parte sotto questo punto si può passare, mentre coloro che arrivano, lo vedete, dalla zona di Lipomo c'è proprio questa deviazione che fa andare le auto qui, ovviamente necessariamente qua in zona Camerlata. Riccardo, buongiorno, grazie per la puntuale informazione. Beh, ma stamattina era peggio, non abbiamo potuto dirvelo prima, ma lo facciamo in questo momento. Buongiorno Ada, buongiorno a Cinzia, Claudia, Anna Rosa, anche a Clara che ci ringrazia, ciao Alina, ciao anche a Vittoriano, ciao anche a Lorenza. Ci mancherebbe, l'informazione è necessaria, direi doverosa. Come vedete, qui la situazione non è delle più semplici, anche perché ci sono molti camion, anche molti tir. Ovviamente il traffico viene deviato qui a Camerlata, bisogna girare obbligatoriamente verso Piazza Camerlata, perché vedete, non si può percorrere la strada di fronte perché è chiusa anche in questo caso. Saluto anche Annalisa, buongiorno. Parla di vergogna per questo, in effetti è una situazione inattesa per molti. Vedete, Canturina bloccata,
zona di Camerlata si procede con difficoltà e vedete il viadotto per chi scende da Lipomo. Non si può passare sotto come moltissimi fanno, ma bisogna necessariamente arrivare di qui, proprio perché ci sono i lavori di Como Calor e quindi non si può andare sotto. È un'informazione importante anche per le prossime ore. Non sappiamo quanto ci vorrà per chiudere questo intervento, che di fatto sta mettendo, come vedete, a dura prova la circolazione qui a Camerlata. Io ve lo dico, quindi questa è un'informazione molto importante per coloro che sono sulle strade in questa giornata, primo di settembre, ripartenza con caos, è il caso di dirlo, perché vedete, adesso tutto sommato la situazione è ancora abbastanza gestibile, passatemi il termine, pur se non è mai simpatico rimanere fermo così tanto, ma vedete qua, ecco proprio, vedete, questa è la strada che viene, che è stata chiusa, e questa ovviamente qui è una parte, ma poi c'è anche tutta la zona di via Tentorio, via del Lavoro, dove i disagi si stanno facendo sentire, si stanno accumulando. Ecco, vedete, il viadotto fino a lì lo si può fare, oltre no. Maurizio dice, prima me ne vado a Como, meglio è, non la finiamo più. Certo, sono lavori necessari, ci mancherebbe, di Como Calor, ma vedete, stanno provocando qualche, anzi, beh, insomma, qualche disagio è un termine un po' forte. In effetti stamattina la coda arrivava fin quasi a metà della Madruzza, quindi in effetti non è una situazione tra le più semplici. E come vedete poi anche qui, insomma, intorno alla zona di Piazza Camerlata, il caos c'è e credo ci sarà anche per almeno per oggi. Non sappiamo quanto durano questo intervento appunto di Como Calor, e vedete qui non c'è molta alternativa, non si può passare sotto il viadotto, che ovviamente è una via di sfogo importante, bisogna per forza, come vedete, salire qui, e poi qui si incontrano varie strade, come vedete diventa un po' un disagio importante per molti automobilisti, ma anche camionisti, poi ci sono i pullman. Beh, insomma, ripeto, certo, una ripartenza non nel segno più tranquillo. Va bene, questa era l'info che vi dovevamo, la presa diretta sulle strade, grazie per averci seguito. Impazziti, dice Vincenzo, impazziti, però insomma è una situazione certamente difficile, dai, diciamola così. Vedete, tutte le direzioni bisogna andare obbligatoriamente verso Piazza Camerlata, perché non si può andare verso Via del Lavoro, e quindi bisogna far passare i camion, i pullman, le auto, insomma non è facile. Ecco qua, va bene, vi abbiamo aggiornato anche su questa difficile situazione, grazie a tutti amici, ovviamente ne approfitto per il buon appetito, grazie per averci seguito questa mattina. Farli in estate, dice Angela, è una domanda alla quale non so darti una risposta, registro solo la tua giusta perplessità. Ciao Angela, buongiorno, ripartenza con sorpresa, ma una brutta sorpresa in questo caso. Grazie a tutti, buongiorno e a più tardi.